Sono armi pronte per essere usate, così il questore di Ragusa Giuseppe Giammina all'indomani dell'operazione di polizia che ha portato in carcere tre vittoriesi ritenuti affiliati alla stida. Dura condanna agli scemi da parte della giunta comunale per l'attentato incendiario a danni del centro d'accoglienza per disabili, un attentamento vigliacco hanno detto contro i più deboli. Sei gommoni soccorsi nel Canale di Sicilia, a bordo in totale 730 migranti, le indagini della polizia hanno intanto permesso di fermare già cinque scafisti, tra questi ci sono tre minorenni. In Sicilia non c'è alcuna invasione di migranti. lo rileva una chiara lettera gli addetti ai lavori alle stesse forze dell'ordine che parlano invece di un calo di arrivo nel 2015 rispetto all'anno precedente. Buche, stradali e fognature continuano ad essere le emergenze a Vittorio Scoglitti. Intanto, buone notizie, nelle ultime ore è stata risolta nella frazione Rivierasca la questione degli sversamenti nel centro cittadino. Benvenuto venuto un appuntamento con l'informazione sui eventi Sicilia all'indomani dell'operazione di polizia a Vittoria che ha portato, come è noto, all'arresto di tre vittoriesi ritenuti affiliati alla Stida. C'è comprensibile soddisfazione dalle forze dell'ordine, un colpo ben assestato per il questore Giuseppe Gammino che è in conferenza stampa, visto ha detto che quelle armi ritrovate erano pronte all'uso. Si tratta dell'ennesima operazione di polizia in una realtà come quella ipparina da sempre interessata al fenomeno della criminalità, e per questo abbiamo posto la massima attenzione nel contrasto al fenomeno. Così il questore di Ragusa Giuseppe Gammino all'indomani dell'operazione, che ha portato all'arresto di tre persone, tra cui due figli del presunto boss Filippo Ventura. Per il questore di Ragusa, le armi trovate nel covo erano pronte ad essere usate. Al momento sono al vaglio degli specialisti per verificare se sono state utilizzate in recenti episodi delittosi. In ogni caso, ha rimarcato Gammino, l'operazione sta a testimoniare che la Polizia di Stato non trascura il territorio di Vittoria e quella di ieri. Non sarà certo l'ultima operazione. Attendiamo infatti ulteriori prove provvedimenti dall'autorità giudiziaria anche in danno di altri gruppi criminali operanti in città. Tra l'altro, siamo sempre in costante contatto con la Procura Distrettuale Antimafia di Catania, così come con la Procura di Ragusa per reati ordinari. Per quanto concerne poi la mappa della criminalità in città, il questore è stato abbastanza chiaro: al momento la presenza più massiccia è quella degli Stidari rispetto a Cosa nostra e i nostri interventi, dice Gammino, stanno creando loro molti problemi. A proposito poi delle voci sempre più insistenti attorno al mercato, per Gammino non bisogna generalizzare. Nel settore dice c'è tanta economia sana ha spiegato e non bisogna assolutamente criminalizzare il comparto, dove opera tanta gente onesta, che nulla a che a vedere con i gruppi criminali. La vicenda adesso delle truffe alle assicurazioni. La Procura di Ragusa, come nota, ha chiesto il processo per 23 persone, se di loro sono accusate anche del reato associativo. Le indagini sono state condotte, come noto, dai Carabinieri di Vittoria, estese anche a Ragusa, i fatti risalgono al 2009. In sostanza, gli imputati truffavano alcune compagnie assicurative falsificando la documentazione al fine di assicurare forti sconti sulla polizza o sul risarcimento dei danni ai veicoli causati. In maniera fraudolenta ciascuno per le rispettive responsabilità. Dura condanna dell'attentato incendiario contro il centro di accoglienza a Niscemi per diversamente abili per la giunta comunale un atto vigliacco perché in danno di una struttura che ospita i più deboli. L'attentato incendiario eseguito a Niscemi in contrada a Vituso la notte tra la domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta danni danno del centro di accoglienza per diversamente abili a indottire la giunta comunale ad un incontro per monitorare l'inquietante situazione. Un attentato, tutto da decifrare verso un immobile, è già impassato nel mirino di ignoti, i quali stavolta dall'imbrattamento con la vernice sono passati al danneggiamento della struttura con il fuoco. La giunta comunale ha pertanto espresso indignazione e una dura condanna per l'ennesimo danneggiamento perpetrato ai danni di un immobile confiscato alla mafia e che, come tale. È diventato simbolo di affermazione della legalità e di solidarietà sociale, poiché è destinato, ha affermato lo stesso sindaco La Rosa, all'accoglienza dei diversamente abili. Un gesto inqualificabile, hanno affermato in coro gli esponenti di giunta, perché eseguiti in danno di una struttura che ospite più deboli e verso il quale occorre rispondere col potenziamento di tutti i percorsi di legalità trasparente già intrapresi e avviati dalle amministrazioni degli ultimi anni e che nessuno potrà affermare. La stessa amministrazione comunale, ha rimarcato ancora il sindaco, intende infatti confrontarsi con le forze dello Stato, prefetture e organi inquirenti per fare in modo di tracciare un percorso capace di dare una risposta forte al vile gesto consumato in Contrada Vituso. Incidente stradale autonomo a Modica, ferito un anziano, l'uomo ha perso il controllo del veicolo, come vediamo nella foto, il veicolo che si è capovolto, il 66enne eh, Modicano è rimasto ferito in via Fiumara, eh, l'uomo presenta eh, la stessa arteria che collega Cicri con Modica a bordo di una Nissan Micra, forse a causa di un malore, ha sbattuto contro il muro che delimita la carreggiata, il mezzo si è ribaltato, scattato l'allarme sul posto il nucleo di ponte intervento della polizia locale per i rilievi. Per l'ambulanza 118 che hanno provveduto a trasferire l'uomo al pronto soccorso di Modica, dove è stato successivamente appunto ricoverato. Ancora emergenza, sbarchi, ne, arrivo, se ne sono arrivati 730 in queste ore a Pozzallo, soccorsi in mare, mentre viaggiavano su sei gommoni. Già era intanto sono stati individuati cinque scafisti, tra cui tre minorenni. Sono stati individuati cinque degli scafisti ritenuti responsabili dell'arrivo sulle coste di Pozzallo di 730 migranti soccorsi in mare mentre viaggiavano a bordo di sei distinti gommoni e giunti sulle coste ble alle 8 di ieri mattina. Ad oggi la polizia ha sottoposto a fermo Malang Cesai Nato in Guinea-Bissau 20 anni fa. Due senegalesi di 17 anni, un gambiano di 20 anni, Jariv Musa. I migranti, provenienti da diversi paesi del Centroafrica, sono stati ospitati presso l'hotspot di Pozzallo nelle prime ore per essere visitati, identificati e subito dopo trasferiti in altri centri. La Polizia di Stato ha dovuto far fronte a uno degli sbarchi più grossi giunti sulle coste eblee. Alle procedure hanno partecipato 60 agenti della Polizia di Stato, nonché appartenenti alle altre forze dell'ordine, la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana. Esercito italiano e i medici dell'ASP per le visite mediche. La Polizia Scientifica ha lavorato conseguenzialmente senza sosta per le operazioni di pre-identificazione e fotosegnalamento. Gli uomini della Polizia di Stato, Squadra Mobile e Questura di Ragusa, con la partecipazione di un'aliquota dei carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno parzialmente concluso le indagini dopo 16 ore dall'arrivo in banchina dei migranti. Secondo quanto ricostruito, tutti i 700 migranti si trovavano in diversi capannoni vicino alle spiagge libiche e quando le condizioni del mare lo hanno permesso, i trafficanti li hanno messi su sei gommoni usando su di loro ogni violenza al fine di farli salire a bordo, velocemente, per poi guadagnare la fuga durante la notte. Dopo aver individuato chi doveva condurre i gommoni e aver preso accordi con loro, gli organizzatori si defilavano, infatti, lasciando ogni responsabilità agli scafisti, spesso arruolati tra le fila dei trafficanti, solo per non pagare il viaggio per guadagnare qualche centinaio di dollari, almeno per quanto concerne i migranti provenienti dal Centro Africa. Sale a 43 il numero degli scafisti fermati in provincia di Ragusa dall'inizio dell'anno. E in Sicilia, appunto, non c'è alcuna invasione di migranti, lo affermano in coro gli addetti ai lavori, che parlano addirittura di un calo di arrivi nel 2015 rispetto all'anno precedente. Chi parla di invasione di migranti in Sicilia sbaglia in maniera grossolana, lo affermano in coro ricercatori sociologi, che hanno fotografato in queste ore la situazione delle migrazioni nell'isola. L'anno scorso infatti ci sono stati meno arrivi rispetto al 2014, mentre in Europa c'è solo il 10% dei 60 milioni di rifugiati nel mondo. Cifre a parte, ieri sono stati intanto soccorsi e salvati oltre 1500 migranti nel canale di Sicilia. Erano a bordo di gommoni alla deriva tra le 20 e le 30 miglia a nord della Libia. In totale la centrale operativa della Guardia Costiera ha coordinato 11 interventi di soccorso, salvando 1569 migranti. Tornando agli arrivi alle presenze, la realtà dice che l'immigrazione ha numeri stazionari. Si tratta di 5 milioni di migranti in Italia, di cui 170.000 rifugiati e richiedenti asilo. La maggior parte arriva per lavoro con un normale visto turistico. Si tratta in particolare di giovani adulti, uomini e donne, che, se le cose vanno bene, cominciano a richiamare anche la famiglia. E non sono nemmeno i più poveri a partire, affermo gli addetti ai lavori, perché per emigrare ci vogliono risorse. L'Italia sta inoltre facendo la sua parte sul fronte dei salvataggi in mare, ma deve crescere nell'integrazione sul territorio. La Sicilia, quindi, in merito agli stranieri residenti, si fa notare come nell'isola l'incremento al 2015 c'è stato, ma di appena 12.000 unità rispetto all'anno precedente. Chi arriva poi in maggioranza? Sono di più le donne provenienti da Romania, Polonia e Russia, mentre la maggioranza degli uomini arriva da Tunisia, Bangladesh e Marocco. Restiamo in tema riduzione dei tempi di permanenza dei profughi nei centri di accoglienza la richiesta avanzata dal deputato nazionale Nino Minar dal Ministro dell'Interno, lo stesso insieme al Dicastello della Giustizia, ha concordato un provvedimento d'urgenza per i prossimi giorni. Un provvedimento d'urgenza sarà adottato nei prossimi giorni dal Ministro dell'Interno Alfano di concerto con il Ministro della Giustizia Orlando che punta a riformare profondamente il percorso giurisdizionale per ridurre i tempi di permanenza dei migranti ospitati nei centri di accoglienza e che sono in attesa di sentenza di appello a causa dei ricorsi contro il diniego dell'asilo. A tal proposito si provvederà all'istituzione di sezioni specializzate per consentire solo il ricorso per cassazione. A le sue richieste. Lo stesso, infatti, aveva sollecitato l'avvio di iniziative legislative, oltre a quelle già adottate, per la riduzione e la semplificazione delle procedure per la richiesta del diritto d'asilo. Tutto ciò per evitare il proliferare di lavoro nero, l'aumento del bacino della manovolanza delinquenziale, di costi esorbitanti. Peraltro, sottolinea Minardo, nelle prossime ore il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione invierà una circolare per chiedere ai prefetti di verificare l'attualità del titolo ad essere in accoglienza da parte di coloro che sono ospitati in questi centri, visto che vi si trovano ancora persone arrivate con l'emergenza Nord Africa 2011-2012. A tutto ciò si aggiunge, commenta Minardo, l'ostacolo del recepimento delle direttive europee, alle quali lo Stato italiano si deve attenere per non incorrere in procedure di infrazione. Auspico fortemente conclude che presto si possano avviare queste iniziative legislative. La situazione di attesa in cui versano gli stranieri in accoglienza, infatti, oltre a determinare tensione nei territori dove sono presenti, presenti impedisce di avviare ogni percorso di integrazione. Voltiamo completamente pagina, buche stradali e fognature a Vittorio Scoglitti, al centro degli interventi registrati se nel fine settimana, ieri a cura dell'ufficio manutenzione in particolare, gli operai in agito sulle buche di contada al Cerito dove c'era una situazione insostenibile e sulla fognatura di Scoglitti. Operai dell'ufficio manutenzioni al lavoro ieri per sistemare alcune delle buche presenti in città e nelle varie contrade. Dopo aver effettuato una mappatura di quelle più pericolose, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, gli operai, guidati dall'assessore Claudio Lamattina, si sono messi in azione. Fra le zone interessate è quella di Contradalcerito, dove qualche giorno fa un cittadino aveva segnalato la presenza di un cratere, largo 40 cm x 80 e profondo almeno 20. Sia quella buca che quelle della zona sono state già coperte. Sempre ieri, tra l'altro, sono stati avviati e completati gli interventi di riparazione della perdita idrica all'incrocio tra via Bologna e via Marzabotto. Ufficio personale comunale al lavoro anche il lunedì di Pasquetta per risolvere il problema legato allo sversamento di liquami fognari in via Napoli a Scoglitti. È accaduta la domenica di Pasqua e la ditta preposta al servizio, la Tecra, è riuscita ad intervenire solo lunedì mattina. A determinare lo sversamento, una palla di residui di detersivi formatasi in via Napoli che ha ostruito la rete fognaria e generato parecchi disagi a residenti, turisti e villeggianti. Abbiamo dovuto attendere il lunedì per intervenire, spiega l'assessore la mattina. Alle 7 mi sono recato personalmente sul posto assieme al geometra greco dell'ufficio tecnico comunale e agli operai della ditta incaricata che hanno provveduto a risolvere il problema. Subito dopo con l'autobotte è stata lavata la strada interessata. Mi scuso con i cittadini e con gli esercenti della zona per l'inconveniente e i disagi, dice la mattina, ma si è trattato di un problema imprevedibile che comunque è stato risolto in poco tempo nonostante la concomitanza con ben due giornate festive. Si è svolto a Palermo un vertice organizzato da Feder Consumatori Sicilia, tema Una nuova legge regionale per i diritti dei consumatori. Era presente anche il Presidente Rosario Trefiletti. Tutti i soggetti interessati dal Governo regionale siciliano alle associazioni di tutela dei consumatori sono pronti a collaborare al fine di riscrivere l'attuale legge regionale sulla tutela dei consumatori e degli utenti, risalente al maggio del 1994. E' quanto emerso ieri mattina a Palermo, nel corso del convegno, una nuova legge regionale per i diritti dei consumatori, organizzato da Feder Consumatori Sicilia e che ha visto anche la presenza del Presidente nazionale dell'Associazione Rosario Trefiletti. Il Presidente regionale di Feder Consumatori, Alfio La Rosa, è entrato poi in nel merito, illustrando le proposte di modifica formulate dall'associazione. È toccato all'avvocato Gaia Matteini, coordinatrice della consulta giuridica regionale di Feder Consumatori, illustrare alcuni degli strumenti di tutela dei consumatori oggi presenti nella normativa nazionale come l'azione di classe, meglio nota come class action, che però presenta sia pregi che limiti. L'assessore regionale alle attività produttive Mariella Lobello ha invece aperto le porte alla collaborazione tra politica regionale e associazioni di tutela dei consumatori, purché tali associazioni, ha precisato l'assessore, siano realmente rappresentative degli utenti. Sempre la Lobello inoltre ha annunciato che è già in fase di elaborazione una nuova legge regionale di tutela dei consumatori. A chiudere i lavori è stato il Presidente nazionale di Feder Consumatori Rosario Trefiletti, Qualunque azione che rafforzi la tutela dei consumatori, ha affermato, avrà l'appoggio di FederConsumatori. Di spettacoli, nuovo appuntamento con Ragusa Ride, domenica prossima, domenica 3 aprile, al Piccolo Teatro della Badia, nell'ambito del cartellone proposto dall'Associazione Culturale Palco 1 con la direzione artistica di Maurizio Nicastro. Sul palcoscenico del Teatro di Corso Italia, a partire dalle 19.30, sarà di scena la compagnia filodrammatica Giovanni Verga di Comiso, che proporrà al pubblico la commedia brillante Fumo. Negli occhi scritta da Raffaele Romano con la regia di Gianni Borrometti, storia che riprende i temi dell'essere e dell'apparire molto attuali nella società di oggi. Marina di Ragusa adesso con un intero quartiere rimasto al buio per le festività pasquali, si tratta del quartiere Contrada Nave e sull'amministrazione comunale piombono i fulmini dell'opposizione. Avere spento la pubblica illuminazione. In un intero quartiere durante le festività pasquali un'altra medaglia di inefficienza da appendere al petto di questa amministrazione comunale a 5 stelle cadenti. Lo afferma non senza ironia Peppe Calabrese, esponente al circolo Peppe Tumino del PD di Ragusa, nel mirino dell'opposizione, quindi il quartiere di Contrada Navia, Marina di Ragusa, ove si parla di rimpallo di responsabilità tra costruttori degli edifici dell'aria e il comune, ma a farne le spese, dice Calabrese, sono sempre i cittadini, come nel caso dell'illuminazione pubblica spenta, Piccita la sua giunta, rileva ancora a Calabrese, scollegano gli impianti di pubblica illuminazione di contada nave, cessano la fornitura elettrica e, irresponsabilmente, in un momento in cui si registra il pienone a Marina di Ragusa, lasciano un intero quartiere al buio. A questo punto non passiamo che auspicare l'immediato ripristino della pubblica illuminazione, con un intervento dello stesso Sindaco, e ciò cioè allo scopo di evitare che i cittadini denunciino, a breve, un reato di interruzione di pubblico servizio. Dal PD ragusano ricordano inoltre che si sta parlando di strade comunali che sono tali ormai da vent'anni e non potrà mai più accadere, dice Calabrese, che qualcuno pensi di ripristinare lo status di strada privata. Per l'opposizione si trovi quindi una soluzione definitiva alla questione. Caricando sul comune tutti gli oneri e le responsabilità civili e penali, qualsiasi cosa accada. Pertanto si resta adesso in attesa degli eventi, conclude Calabrese, soprattutto per capire se queste sollecitazioni colpiranno nel segno. Lo sport calcio con eh, la promozione, il campionato che va verso la chiusura, 5 squadre ble impegnate nel girone D, poi c'è il Pozzallo invece nel girone C. Tutte le prese con problemi di classifica, tranne si può dire il Santa Croce ormai salvo ma tagliato fuori però anche dai playoff. I biancazzurra affrontano domenica in casa all'Aragona, poi c'è il derby tutto il ragusano tra Marina e New Team all'addocampo per trovare i punti necessari per evitare in questo caso i play out e trovare la salvezza diretta. Resterà invece alla finestra il Ragusa di Utro che osserva il turno di riposo con un occhio interessato però a quanto succederà a Canicati, diretta concorrente playoff, dove è impegnato invece il Comiso a cui mancano eh, 3-4 punti per evitare di spareggio. Poi il Pozzallo di Rosa che andrà invece in trasferta a Paternò per giocarsi le residue speranze di accedere ai play -out. Palla a Mano, eh, Palla Ragusa che torna a giocare dopo la sosta, sabato recupera a Messina la gara con l'Handball Messina valida per la quarta giornata di ritorno di B, si tratta della sfida contro la vice capolista che può vantare 43 punti in classifica con i 37 invece del set allenato da Scalone. Sappiamo, dice lo stesso tecnico, che dobbiamo... Tentare il tutto per tutto perché non possiamo rischiare di perdere altri punti se vogliamo nutrire chance per il salto di categoria come sempre, ma questa è ormai storia vecchia, dice il tecnico, non saremo al massimo delle nostre possibilità anche se il periodo di pausa è servito per recuperare almeno qualcuno degli infortunati. Siamo al repilogo dei fatti nel primo piano. Sono armi pronte per essere usate, così il questore di Ragusa Giuseppe Gammina all'indomani dell'operazione di polizia che ha portato in carcere tre vittoriesi ritenuti affiliati alla stida. Si tratta dell'ennesima operazione di polizia in una realtà come quella di Parina, da sempre interessata al fenomeno della criminalità. Per Gammino, a vittoria la presenza degli stidari è superiore a quella di Cosa Nostra. Dura condanna a Niscemi da parte della giunta comunale per l'attentato incendiario a danni del centro d'accoglienza per disabili, un atto altamente vigliacco, hanno detto, contro i più deboli. Espressa forte condanna per l'ennesimo danneggiamento perpetrato ai danni di un immobile confiscato alla mafia, diventato simbolo di affermazione di legalità e solidarietà sociale. Chiesti maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. Sei gommoni soccorsi nel canale di Sicilia, a bordo in totale 730 migranti, le indagini della polizia hanno intanto permesso di fermare già cinque scafisti, tra questi ci sono tre minorenni. Salgono così a 43 gli scafisti fermati quest'anno, tra cui 14 minori. La polizia è già provveduta a trasferire 400 migranti in altri centri della penisola quest'anno a Pozzallo, arrivati circa 4.000 migranti in occasione di ben 11 sbarchi. In Sicilia non c'è alcuna invasione di migranti. Lo rilevano a chiare lettere gli addetti al lavoro e le stesse forze dell'ordine, che parlano invece di un calo di arrivo nel 2015 rispetto all'anno precedente. L'immigrazione in Italia è in sostanza numeri stazionari, si tratta di 5 milioni di migranti, di cui 170 mila rifugiati richiedenti asilo, uomini e donne in particolare che, se le cose vanno bene, cominciano poi a richiamare le famiglie. Buche stradali e fognature continuano ad essere le emergenze a Vittorio Scoglitti. Intanto, buone notizie, nelle ultime ore è stata risolta nella frazione rivierasca la questione degli sversamenti nel centro cittadino. Al lavoro dei rigli operati dell'ufficio manutenzione per sistemare anche alcune buche presenti in città nelle varie contrade, fra le zone particolarmente interessate e contate al Cerito, dove la situazione era ormai diventata insostenibile. DG che termina qui, grazie per l'attenzione come al solito, appuntamento alle prossime edizioni.